il tema della distanza è una di quelle cose che noi abbiamo posto, perché nelle regole del reddito di cittadinanza, che non deve essere dato a tutti quanti, a parte il fatto che mi sembra che oggi Grillo abbia avuto, ha dato una definizione diversa. Una, beh, sì, beh, vogliamo leggere prima che cosa ha detto Grillo, perché è un po' diverso. Blog, perché lui parla. Tu sei d'accordo con il professore con quello che dice Grillo? Io ho detto che sono in disaccordo con il reddito di inclusione perché richiede tutte queste cose. Mentre tu vuoi quello che dice Grillo, vediamo. Grillo scrive sul suo blog oggi: una società evoluta è quella che permette agli individui di svilupparsi in modo libero, generando al tempo stesso il proprio sviluppo. Per fare ciò si deve garantire a tutti lo stesso livello di partenza, un reddito per diritto di nascita. Quindi chiunque nasca in Italia, più o meno, che diventi italiano, immagino. Chiunque nasce in un paese che è all'ottavo posto nel mondo. Deve avere un reddito, questo è quello che dice Grillo, ma non è quello che dice Di Maio. Perché il reddito di cittadinanza, uno, una volta ottenuto il reddito di cittadinanza, ovviamente ci sono i centri dell'impiego che ti chiamano per offrirti e proporti dei lavori, ma... non è che si può dire di no a tutti i lavori, ci sono al massimo 3 proposte di lavoro che possono essere rifiutate. Però all'interno di questa clausola ce n'è un'altra che è proprio quella che parla della distanza, cioè la distanza per raggiungere il luogo di lavoro che viene offerto, ed è questa: si considera congrua un'offerta di lavoro quando il luogo di lavoro è situato nel raggio di 50 km dal luogo di residenza ed è raggiungibile entro 80 minuti con i mezzi pubblici. Ora io vi voglio far vedere una cosa. No, avete capito? Prima di farmi vedere una cosa, scusatemi. Allora, Grillo dice reddito per chiunque nasca in Italia perché bisogna avere parità di diritti e partire tutti uguali. Movimento 5 Stelle dice no, si dà il reddito di cittadinanza soltanto se sei iscritto al centro dell'impiego e non rifiuti 3 lavori. Attenzione però, tu puoi rifiutare i lavori che sono più lontani di 50 km. Un'offerta di lavoro è considerata congrua, no? Quindi sì. Nel raggio, però ci siamo fatti, ci siamo chiesti, insomma, che vuol dire? Siamo andati ad Enna. Ad Enna c'è il 50% di disoccupazione. Per raggiungere Catania, questo è Google Map, no? Quanto ci vuole? Sono 86 chilometri con i mezzi pubblici, quindi c'è un'ora in macchina, ma immagino. Con i mezzi pubblici saranno 2 ore di tempo. Quindi se offrono a un ragazzo di Enna un lavoro a Catania, lui non ha l'obbligo ad accettarlo perché... E in quel caso non finisce nei 3 rifiuti, esatto. Quindi può rifiutare tutti i lavori che vuole a Catania. Andiamo avanti. E andiamo avanti, chissà se ci saranno lavori più vicini ad Enna, ci chiediamo. Sì, ma in posti così di altissima disoccupazione, lo capite che è una cosa che il professore De Masi, quando dice che è complicato... Perciò ho ragione io. Sì, ha ragione lei, però lei darebbe un reddito a tutti quanti, quelli che nascono in Italia. Non tutti, un attimo. La differenza è semplicissima. Il reddito di inclusione dice... Diamo il reddito a persone che hanno certe condizioni, che sono non avere la casa, eccetera, eccetera. E il reddito di cittadinanza dice no, tutti quelli che sono disoccupati, senza andare a vedere queste cose, gli si dà il reddito per tutto il periodo che sono disoccupati. Giobbe, come ti sembra questa idea del reddito di cittadinanza? Ma che te devo dire? Non lo so, io forse... Darei un sacco di soldi a tutti quanti, ma...